punto numero uno è sul verbale della seduta precedente, se ci sono delle osservazioni. Dobbiamo solo prendere atto. Unanimità. Queste qua erano sedute che duravano delle ore ed erano interessanti un tempo. Adesso purtroppo sono svilite e non sono più interessanti. Approvazione, programma triennale opere pubbliche, 0-0-0, per cui chi è d'accordo? C'è. Neanche un'opera pubblica. Ci vuole un'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità per non fare niente. Compenso anche il punto numero 3 di questi giorni, è positivo anche quello, perché c'è il piano delle alienazioni degli immobili anno 2016 con l'individuazione degli immobili eventualmente da destinare ad attività produttive, terziarie, vendere, eccetera, eccetera. E anche questo noi non vendiamo niente, che già, anzi, abbiamo acquisito. No, è previsto comunque nel piano delle cose, però poi non c'è nessuna eccessione. Che è già un risultato. Chi è favorevole? No. Immediata, perché immediata attività. Ecco, a proposito, gli adempimenti ci sono da fare tutti sul bilancio, primo di gennaio, per il tesoreria, tutta quella roba lì, poi la delibera, bisogna che si dica la alla Becchetti di approvare la delibera di giunta di dare ancora tutte le funzioni eccetera, perché l'anno scorso PEG, PEG. C'è la delibera di giunta da prendere nel PEG, del PROF. Sì, non lo prendiamo. Adesso approviamo sempre il bilancio e poi dopo se non approviamo quello lì è inutile approvare il bilancio. Quindi c'è da fare una delibera. Cosa c'entra la Becchetti? Comunque c'è da fare una delibera di giunta. Lo so, questo. Approvazione, punto numero 4, approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2016. Anche questo, Atersi non ha ancora fatto la gara a livello provinciale, perché ci obbligheranno a una gestione in un altro carrozzone pubblico, comunque al momento siamo ancora il solito gestore della cooperativa Romeo. Si prevede un aumento, come facciamo tutti gli anni, di quantitativo dei rifiuti, che poi dopo solitamente viene rispettato, nel senso che comunque in tutti i modi la raccolta differenziata rimane sempre al 50%, difficile da alzare come fanno altri comuni, tipo Felino che è più del 70%, addirittura Fidenza, però non si riesce se non si fa anche la raccolta dell'umido. La raccolta dell'umido non possiamo permettercela, e se non ci fosse questa indeterminatezza che ogni anno dobbiamo rinnovare senza fare la gara, non sappiamo ancora gli ambiti, anche Parma vuole rimanere da solo, la regione non è d'accordo, con noi non è d'accordo, e quindi c'è un'indeterminatezza che non si riesce a gestire bene questo servizio come si potrebbe, perché si potrebbe anche incentivare molto fare un'iniziativa, la situazione dei rifiuti potrebbe essere bellissima da gestire, perché la gente è molto disponibile su queste cose, di ridurre gli sprechi, di fare raccolte differenziate, soprattutto i bambini, sarebbe una cosa anche meravigliosa, non si riesce a fare bene perché abbiamo la raccolta dell'umido, non ce lo potremmo permettere perché aumenteranno le tariffe, però ci potrebbero essere altre azioni che bisognerebbe avere un partner costante, non una cosa che continui a rinnovare, che fra sei mesi può non esserci più, e c'è magari una gara internazionale addirittura per la raccolta di un punto di rifiuti. Comunque questo piano è uguale a pressoché a quello dell'anno scorso. Chi è favorevole? Fai la controprova. Basta che si rimane. Fai la controprova. Controprova per far guardare i bastoni. No. No, aspetta, non ah, no, guardavo l'immediata seguibilità. Sì, l'immediata seguibilità come prima. No, io le carpette ce le ho già pronte, non ce l'ho dentro la chiave. No, sono già pronte. Perché sono cambiate le mie. Sì. Io metterei insieme, se siete d'accordo,
il punto numero 4, il numero 2, il numero 5 e il numero 6, che è l'aggiornamento al 2, presentazione schema di bilancio di previsione 2016-2018 e anche, cioè come illustrazione, dopo le votazioni le facciamo singole, l'approvazione del bilancio 2016-2018. Come sapete, come ho detto all'inizio, purtroppo non c'è nessun tipo di soddisfazione, nel senso che il nostro bilancio, se rimaniamo ai numeri, si paga, come abbiamo detto ieri l'altro, i dipendenti, che sono, abbiamo un risparmio anche del 25% rispetto a 6 anni fa, si pagano i dipendenti, si pagano i mutui che sono oltre 800.000 euro, e si paga l'illuminazione e in parte l'illuminazione pubblica, e le nostre entrate arrivano esclusivamente da tasse e imposte comunali, e su questa quella che è più consistente, che è l'IMU della seconda casa, c'è una trattenuta del governo di oltre 500.000 euro, che considero scandaloso, e come sempre sostenuto, perché sono imposte dallo Stato, non arrivano più soldi. Si chiama comunque federalismo, da quando la Lega ha iniziato a parlare di federalismo non c'è mai stato un centralismo e una cosa del genere, non è mai successo. Io credo che se ci fossero gli amministratori comunali di 20-25 anni fa, i governi non si potrebbero permettere questo, i sindaci non dicono niente, si vede che va bene così, fanno da gabellieri, e quindi siamo in questa situazione, nonostante tutti i tentativi che abbiamo fatto, anche di miglioramento, di ridurre quello che sono gli sprechi che ci sono anche in un piccolo comune, nonostante l'accreditamento della casa di riposo, nonostante la cancellazione di tanti residui attivi, nonostante la lotta all'evasione, l'elusione sulle tasse e imposte comunali, che ha dato dei buoni risultati, cioè ci siamo comportati benissimo, cioè abbiamo un bilancio che anche il nuovo revisore dei conti ovviamente c'è la sua relazione che è favorevole, abbiamo un bilancio fatto bene, tutto perfettamente secondo le leggi, senza nessun tipo di scheletro negli armadi, che però è un bilancio che potrebbe rimanere in comune semplicemente a ragioniere, non c'è bisogno né di consiglio, né di sindaco, né di giunta. Poi l'attività del consiglio, l'attività della giunta, l'attività del sindaco permette, purtroppo quando ci sono delle disgrazie, tipo alluvioni, queste cose qua, attraverso anche il consorzio di bonifica, altri enti, di avere, di gestire qualche altro tipo di contributo. Molto viene fatto dai volontari. Stamattina ad esempio c'era quell'articolo sul cimitero di Casa Selvatica, non per sminuire questo che mi fa molto piacere, mi do merito, a parte che presenta anche la famiglia che lo segue da anni, che mi fa molto piacere, come mi ha fatto piacere l'iniziativa di ricordare gli emigranti che non sono potuti tornare neanche da morti nella nostra terra, che molto probabilmente l'avranno desiderato. Devo dire che anche in altre frazioni questa cosa qua viene fatta, addirittura a Bergotto hanno risistemato tutta la cappella, ma a livello di rifatta tutta, in questo caso Paolo, come si chiama di cognome? Paolo Iasoni, conosciuto anche come Paolo, e gli hanno dato, sempre per tornare agli emigranti, una famiglia di New York gli ha mandato anche dei soldi per cambiare tutti i serramenti, fare una porta della cappella bellissima in legno di castagno, eccetera eccetera, perché nel cimitero di Bergotto hanno un loro caro che era una bambina, una figlia che hanno sepolta qua, quindi questi legami ci sono legami ancora forti, come anche tanti altri servizi. Quello che mi interessa maggiormente da sottolineare è alcune persone invalidi, ragazzi handicappati, che trovano sollievo molto loro, perché cambiano completamente, anche questo sono settori che darebbero delle grandi soddisfazioni, poterli seguire come sarebbe corretto, come sarebbe giusto e come sarebbe addirittura un segno di civiltà. Quando vanno i Brunelli, che è una struttura di Borgo Taro che funziona efficientemente grazie anche qua dei volontari, ma anche agli operatori molto bravi che sono all'interno, e noi questi ragazzi riusciamo a portarli qualche giorno a settimana a Borgo Taro grazie
a dei volontari, adesso ne cito due, uno è Giubbellini Marino, l'altro è Livio Tarrico, si danno il cambio anche le famiglie, ad esempio una stessa famiglia, così che però questi ragazzi e i Brunelli cambiano veramente, hanno un comportamento, ci vanno volentieri, non sono chiusi in casa da soli, ed è un sollievo anche per le famiglie, perché queste persone cominciano ad avere una certa età, diventano anche problematiche in casa. Tutte queste attività qua, insieme al taxi sociale, a tanti altri lavori, vengono svolte grazie ai volontari che vanno sempre ringraziati. Quindi noi il bilancio ce l'ha approvato la ragioniera quando l'ha scritto, e ce l'ha approvato il revisore dei conti quando ha approvato così. Lo approvano tutti tranne noi, nel senso che noi abbiamo poco da approvare, ci sono spese di personale, mutui, poi il nostro bilancio è già fatto. Per cui se siete d'accordo io mettevo in approvazione il punto numero 5. Anche questo l'immediata devi fare. Chi è contrario? No, perché l'anno scorso l'avevate mica votato. L'avevate mica votato. C'è memoria, dunque c'è questa cosa. Questo è il 22, stiamo votando. Va bene. 5. Il punto chi è immediatamente esecutivo? Io mettevo in votazione, che l'ho illustrato, il punto numero 6, approvazione del bilancio di previsione 2016. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediatamente esecutivo. Okay. Un'altra cosa strana, che come per cambiare le cose, è il punto numero 7. Siamo fortunati, perché era venuto su il responsabile 4 mesi fa della tesoreria, che è Banca Intesa adesso, che ha detto che non aveva nessuna intenzione di rinnovarlo. Abbiamo chiamato Cassa di Risparmio e ha detto alle condizioni che avevate prima noi non ci sogniamo neanche di farvela, e comunque non siamo favorevoli a fare tesoreria dei comuni. Tenete presente che 6-7 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa c'era la corsa da parte delle banche a avere tesoreria dei comuni e a dare dei comuni dei soldi. Noi quando l'abbiamo fatta l'altra volta si era capito che la facevano proprio per farci un piacere, ci hanno dato 1.000 euro che adesso ce li hanno tolti nel rinnovo della tesoreria. Banca Intesa è arrivato a rinnovarcelo, ma usando noi, abbiamo fatto attraverso la ragioneria una richiesta dicendo che nella convenzione c'era, chiaramente se loro ci mettevano un avvocato il rinnovo era previsto, però se ci mettevano un avvocato non l'avrebbero rinnovato, vuol dire che tutto sommato ci hanno voluto fare un favore, ci hanno tolto i 1.000 euro, che non ce li danno più, 1.000 euro per le sponsorizzazioni annuali, e hanno aumentato appena, ma veramente poco, quello che è diciamo così, il tasso di interesse nel momento in cui c'è l'anticipazione di tesoreria. Anticipazione di tesoreria che era stato un fiore all'occhiello di questa amministrazione nel 2010 di non fare ricorso, nel 2010 credo anche nel 2011, nel 2012, e questo si c'era arrivati perché si anticipava l'emissione della tassa rifiuti a marzo eccetera invece di portarla a dicembre, ed era un'operazione corretta, innanzitutto la gente aveva piacere di non dover pagare in dicembre perché c'erano tante altre cose da pagare, e il comune risparmiava anche 30-40 mila euro. In passato si spendeva perché c'erano anche degli altri tassi e altri tipi di convenzioni, si spendeva di anticipazione di tesoreria anche 700, anticipazione di cassa anche 70 mila euro, che sono soldi buttati via. Perché non si riesce più a non usare l'anticipazione di tesoreria? Perché noi non abbiamo più molta libertà di mettere a ruolo le cose. C'è da tenere presente poi che siamo impiccati come soldi, quindi a volte anche per non mettere in difficoltà delle aziende cerchiamo di pagare e di anticipare anche altri enti. Tutti i contributi europei, anche altri tipi di contributi, non si accontentano più delle fatture, ma vogliono il bonifico, vogliono la dimostrazione, il mandato di pagamento, vogliono la dimostrazione che tu hai già pagato, quindi tu devi anticipare
questi soldi, per cui vai in anticipazione di cassa. Comunque mettevo in votazione il punto 7, che è il rinnovo della convenzione di tesoreria. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mettiamo immediata esigibilità. Il punto numero 8, che è l'ultimo punto, noi lasciamo costruire senza rispettare, dopo che è passato anche in commissione, le distanze dalla strada comunale lì subito sotto il bagnante, per andare dalle falegnameria Marchetti, c'è un angolo di verde, lì viene costruita una tettoia che è anche bella, in legno, che diventa un'autorimessa, e una parte di questo terreno viene dato gratuitamente al comune. Quindi abbiamo passato in commissione edilizia queste cose, che però giustamente vanno passate anche in consiglio comunale. Quindi c'è un rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, e va votato anche in costruzione di tettoie su terreno privato e contestuale cessione di terreno al comune di Berceto per l'allargamento di interesse pubblico di tratto della strada comunale di via Sara, quindi la strada verrà anche allargata. Chi è favorevole? All'unanimità. Diamo l'immediata esigibilità, che così se nevica in marzo può mettere sotto la